deputati Joppolo e Musumeci contestano ancora una volta al governo Crocetta l'assenza di iniziativa per il risanamento e il rilancio degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza. È ora di adeguare il funzionamento degli IPAB al mutato contesto e alle diverse esigenze di solidarietà, rendendoli più operativi, affermano Joppolo e Musumeci. La regione siciliana, pur avendo competenze legislative esclusive in materia, non si avvalsa di tale potestà. Anche questo governo regionale, nonostante gli impegni assunti e ripetuti annunci del presidente Crocetta, dopo quasi 3 anni non ha presentato ancora alcuna proposta, distinguendosi una volta di più per incapacità e mancanza di iniziativa riformatrice. Nel frattempo questi istituti devono fronteggiare in assoluta solitudine la grave crisi finanziaria e funzionaria che da anni li attraversa. Da un anno le aziende sanitarie regionali sono prive di assicurazioni per responsabilità civile. La regione continua ad essere fuori legge, privando il sistema della salute regionale dell'indispensabile copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività dell'area medico-sanitaria. Lo dichiarano i deputati regionali della lista Musumeci, Gino Joppolo, Nello Musumeci e Santi Formica. Nei giorni scorsi, secondo i deputati della lista Musumeci, la componente commissione sanitaria ha bocciato, ritenendolo del tutto inadeguato, il disegno di legge governativo sulla gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile degli enti del servizio sanitario regionale. Perdura la violazione dell'obbligo di copertura assicurativa e, ciò che è più grave, l'esposizione ai rischi derivanti dall'attività medico-sanitaria dei cittadini siciliani. Giovedì 15 ottobre il segretario nazionale della UIL Scuola Giuseppe d'Aprile sarà a Catania nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore Duca degli Abruzzi Politecnico del Mare per un incontro di formazione rivolto a docenti e personale ATA con la partecipazione di rappresentanti e delegati sindacali. Dalle 8 alle 14 si discuterà di poteri del dirigente scolastico e tutela dei diritti della persona tra contrattazione d'istituto e riforma del sistema di istruzione. L'incontro è curato dall'Istituto per la ricerca accademica sociale ed educativa, ente della UIL Scuola, qualificato per la formazione del personale scolastico. Transiterà da Caltagirone la stessa edizione della Trinacria Tour dei motociclisti rotariani d'Italia, Loro di Sicilia, il giro motociclistico alla scoperta dell'isola, che si terrà da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. L'appuntamento a Caltagirone è fissato sabato 17 ottobre alle 9:30, con visite al centro storico e alle botteghe dei maestri artigiani. Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione in mediazione familiare che l'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo e l'Associazione Italiana Mediatori Familiari organizzano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania, l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone e la Scuola Forense Giacomo Pompeo e l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali. Il corso propone un itinerario formativo annuale di 220 ore che assicuri la preparazione e la certificazione di mediatori familiari di alta competenza professionale ed etica, in grado di strutturare metodologie di intervento per la restituzione della capacità e dell'autonomia decisionale alla coppia genitoriale. Il corso è indirizzato a professionisti e operatori impegnati nella relazione di aiuto, nella valutazione e nella gestione di conflitti familiari, ma anche a tutti coloro che in possesso di laurea di primo livello, specialistica o magistrale, in ambito umanistico, giuridico, legale, vogliono acquisire o sviluppare competenze specifiche nell'ambito della mediazione. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 28 ottobre 2015. Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo in via degli Studi 2, Caltagirone,
telefono 0933 56 248 o consultare il sito www.istitutosturzo.it. Alico di Eubea, dal 22 al 25 ottobre 2015, presso la ex chiesa di San Benedetto e Santa Chiara in piazza Stefania Noce, si terrà la quinta rassegna del documentario della comunicazione archeologico. Si terrà anche il quarto premio Antonino di Vita e il secondo premio Archeoclub d'Italia. L'assessorato comunale ai servizi alla persona rende noto che le domande per il rilascio delle tessere di abbonamento AST per portatori di handicap in relazione al 2016 devono essere proposte al comune dal 19 ottobre al 19 novembre 2015. I modelli possono essere ritirati presso l'ufficio relazioni con il pubblico o presso l'assessorato alla persona, nonché presso le organizzazioni sindacali e gli enti di patronato della città, oppure scaricati a partire dai prossimi giorni dal sito web del comune www.comune.caltagirone.ct.it. Le domande da compilare su apposito modello vanno presentate all'assessorato servizi alla persona oppure all'ufficio protocollo. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha indicato i termini di scadenza per la presentazione delle domande per il bonus bebè di 1.000 euro per i bambini nati o adottati nel 2015. Per i nati nel primo semestre, dal 1 gennaio al 30 giugno 2015, ricezione delle istanze entro il 15 ottobre 2015. Per i nati nel secondo semestre, dal 1 luglio al 30 settembre, ricezione delle istanze entro il 30 ottobre 2015. Per i nati nel secondo semestre, dal 1 ottobre al 31 dicembre, ricezione delle istanze entro il 29 gennaio 2016. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'URP del comune di Caltagirone. USD Audax Poerio, in occasione del 35 anni insieme, presenta la scuola calcio 2015-2016 affiliata FC Crotone in campi in erba sintetica di ultima generazione al Galilei Stadium di via P3 e l'Audax Arena in viale Europa per ragazzi e ragazze. Anche quest'anno per tutti gli iscritti l'USD Audax Poerio, trasferta in Calabria, visione partita del Crotone, visite nelle strutture dell'allenamento, incontri con pari età del Crotone, partecipazione a tornei, partecipazione a stage, presenze periodiche dei selezionatori del Crotone nelle strutture dell'USD Audax Proerio. Le categorie allievi del 1999-2000, giovanissimi 2001-2002, esordienti 2003-2004, Pulcini 2005-2006, Scuola Calcio, Primi Calci e CAS CONI 2007-2011 sono le categorie in gestione e affiliate all'Audax Poerio di Caltagirone. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso lo Stadio Greco o presso al Campo Galilei Stadium in via P3 o al Campo Audax Arena.